Perché anche questo è il problema della Costituzione. Perché anche qui siamo al 27esimo posto tra la libertà di stampa in Italia, perché qui libertà di stampa non se ne può più avere, 77esimo posto per la libertà di stampa. In questi giorni siamo stati davanti al MEF, il nostro Ministero dell'Economia e della Finanza, nostro no, perché finanza dovrebbe essere nostro, però teoricamente è gestito da altri. E abbiamo manifestato contro questa riforma. Ci sono ancora in corso delle... La Commissione Lavoro in questo momento sta lavorando, c'è una commissione che ha anche raggiunto la maggioranza dei voti, anche cosa strana, perché mettere d'accordo opposizioni e maggioranza in questo paese è molto difficile. E in questo momento c'è un decreto legge, però noi pensiamo, come molti di noi, che ci sarebbero anche una questione di Costituzione, perché riguarda fatto, riguarda i diritti acquisiti. Ci stiamo dimenticando tutti che in quella Costituzione i diritti acquisiti sono garantiti, non si possono togliere, almeno non si potevano togliere fino a un po' di tempo fa, però poi con la riforma Fornero questa cosa è successa. Tranne che io allora lo metto su un discorso di equità, perché per le classi privilegiate, ricchi e politici, questi diritti sono rimasti. Per i poveri o per quelli meno, per i lavoratori, per gli altri, i diritti sono stati cancellati. Qui mi sorge spontaneo un dubbio, ma la Costituzione è uguale per tutti? È uguale per tutti? In questo momento mi domando sempre questa cosa. Siamo stati a Roma, abbiamo manifestato, abbiamo raccolto il consenso di tutte le parti politiche, dal Movimento 5 Stelle alla Lega, anche persino alla maggioranza del PD che in questo momento ci sta governando, continuano a dirci che abbiamo ragione, abbiamo tutte le ragioni di questo mondo, ma per questioni di bilancio non si può far niente. Cioè, la questione di bilancio è stata un'altra regola che ha stravolto questa Costituzione. Perché facendo questo qui, mettendo la regola del bilancio di pareggio e facendone una legge della Costituzione, hanno bloccato tutte le altre iniziative. Non si può fare più niente se non c'è la copertura finanziaria. Questo non è l'esempio che veniva fatto al momento che è stata fondata la Costituzione. I nostri padri fondatori non pensavano questo. Nel momento che hanno deciso di fare la Costituzione e di scriverla, pensavano ben altro. Pensavano come risolvere i problemi di chi è sofferente, di chi ha più problemi, chi è indifeso confronto allo Stato, perché è questo che dovrebbe fare la Costituzione, garantire chi è più debole. E in questo caso presumo che in Italia i più deboli sono i lavoratori, no, metto prima i miei colleghi disoccupati, metto per prima i colleghi disoccupati, poi i pensionati e poi i lavoratori. Questo non per fare una divisione o per fare quelle piccole, come noi le chiamiamo, piccole caste che ognuno divide il proprio orticello, no, cerchiamo di lavorare tutti insieme. La cosa che poi chiederò a loro, se questo articolo 38, ma non vorrei togliere il dibattito che poi rimetterà il mio collega, se l'articolo 18 parla che uno Stato deve provvedere a quelli che sono i fabbisogni della propria popolazione e soprattutto tutelare quelli che sono più deboli, ecco. No, problema. Con gli occhiali. Dove dice che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto anche che siano prevenuti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera, cioè ognuno se vuole aderire all'assistenza privata è libero di farlo, ma è lo Stato che si dovrebbe occupare di questo. E lo Stato in questo momento invece sta pensando ben altro. Sta pensando a cambiare quelle che sono le regole che hanno fatto grande la Costituzione, perché ricordiamocelo tutti,
nel mondo ci invidiano questa Costituzione che noi abbiamo qua in Italia, perché gli altri paesi se la sognano. Le regole che sono state fatte qui in Italia sono le migliori che ci sono al mondo. Dal mio punto di vista questa Costituzione non andrebbe cambiata e stravolta, andrebbe solamente applicata. Bravo. Questo penso che sia il problema di base. Non è che bisogna cambiare la Costituzione per farla funzionare al meglio, bisogna solo applicarla. E questo mi fermo, perché sennò andrei avanti per ore, perché la discussione su questi argomenti saremmo tanti. Volevo chiedere anche a loro se c'era la possibilità di fare una class action contro lo Stato per quello che riguarda il fatto delle pensioni, però è sempre legato al fatto del bilancio in pareggio, quindi siamo bloccati anche da questo. E i diritti acquisiti, l'unica cosa che mi rimane, perché è l'unico appiglio che mi rimane a cui andarmi a attaccare, perché un nostro carissimo compagno che molti di noi conoscono, Capanna, è un nome che vi ricorda qualcosa, eh? Democrazia proletaria, roba del genere, è riuscito, bontà sua, a fare una causa e a vincerla, perché sapete che ci erano state fatte la legge per togliere i vitalizi retroattivi anche ai parlamentari, ma lui questa causa l'ha vinta e gli hanno detto che i diritti acquisiti non possono essere toccati. A questo punto stava dicendo qualcosa in più in trasmissione, ma hanno pensato bene di tagliarlo, perché ci stava dicendo: ma se voi vi appellate alla Comunità Europea, questa legge che tutela i diritti acquisiti ancora c'è. E questo però dobbiamo andare oltre, non possiamo più rimanere nell'ambito dell'Italia o del nostro Stato o del nostro governo, ma dobbiamo andare a un governo di sovranità nazionale. Come parlavamo prima con Mori, però qui sappiamo chi è che comanda in Italia. La Trilatera, se molti di voi la conoscono, qualcuno ne ha sentito parlare, l'altro giorno è stata accolta dal nostro Presidente della Repubblica.